Allora, signora, ci stava raccontando innanzitutto perché siamo qui davanti alla stanteria. Davanti a un bene comune, pubblico, abbandonato da tanti anni, che adesso potrebbe essere riaperto e destinato alla sanità, ma in maniera sbagliata. Ci sono i soldi del Piano Nazionale di Resilienza che vengono dall'Europa, in parte sono addirittura gratuiti, ma sono condizionati alla creazione di strutture sanitarie sparse nel territorio, facilmente accessibili dalle persone. Comune di Torino dice a 15 minuti sono raggiungibili e invece il nostro direttore della ASL Città di Torino questi soldi, e sono decine e decine di milioni di euro, li vuole concentrare qui, e andrebbe bene fare qualcosa qui dopo tanti anni, ma concentrare qui facendo due case della comunità, due ospedali qui e sei centri operativi, invece di spargerli sul territorio, per esempio in parte al Maria Adelaide, che è meno disastrato di questo, che è in una zona che non ha altri servizi se non il poliambulatorio sufficiente di Lungodora Savona, e che, di cui la gente ha bisogno. Lei diceva, signora, che avete fatto un esposto. Noi abbiamo fatto un esposto addirittura alla Commissione europea dicendo che i criteri che la Commissione europea ha stabilito per utilizzare le decine di milioni di euro che ci dà per la sanità del territorio non sono rispettati e che noi vogliamo che intervenga in tempo in modo che questi nostri amministratori locali, a partire dal direttore della sanità di Torino, cambino idea e facciano le cose che questa volta la Comunità europea giustamente dice che dovremmo fare. Un'ultima cosa, voi lancerete anche una raccolta firme? Sabato cominciamo davanti alla Lavazza, in Corso Brescia praticamente, raccogliamo le firme per chiedere la rimozione del direttore della ASL Città di Torino, dottor Picco, perché non obbedisce alle leggi, obbedisce ad altri interessi che non sono i nostri, e quindi chiediamo che venga rimosso. Ultimissima domanda veramente. Voi avete anche, diciamo, fatto una critica abbastanza forte nei confronti dell'assessor Rosatelli in questi giorni. Abbastanza sì, ferma, perché non si fa sentire con la forza che gli compete come assessore alla sanità del Comune di Torino, ma anche come delegato del sindaco. Il sindaco è l'ufficiale sanitario della città. Se mettiamo le mascherine è perché lui ci obbliga a metterle, per esempio, e il sindaco deve intervenire con più forza verso la regione, che ha tutt'altri interessi che quelli della sanità. L'assessore regionale alla sanità ci sta danneggiando, sta aprendo la sanità di Torino ai privati. Grazie. Allora, ancora una domanda. Allora, Iniziamo, eh. la regione Piemonte sembra essere confusa sull'ospedale unico di Torino 5, sulla città della salute, però sul Maria Adelaide pare avere le idee molto chiare, cioè non vuole riaprirlo. Vuol fare una speculazione immobiliare. Uno studentato affidato alla gestione privata in occasione delle universiadi, ammesso che riesca a farlo, perché l'università non partecipa a tutte queste cose e non vuole probabilmente sporcarsi le mani, perché quella lì è veramente un'operazione speculativa immobiliare dell'assessore allo sport della regione Ricca, che tra l'altro è anche consigliere comunale di Torino e quindi danneggia anche la sua città. Grazie.